Sisdalt Group debutta in borsa sul listino Star. Siete soddisfatti di queste IPO? Ma siamo molto soddisfatti, è stato un percorso lungo, impegnativo, nell'ultimo anno ha visto impegnato gran parte delle nostre risorse, ma a livello qualitativo, a livello quantitativo i risultati che abbiamo raccolto sono stati eccezionali. In sole 3 ore dall'apertura del book lo abbiamo coperto e dopo 3 giorni e mezzo abbiamo raccolto quasi 4 volte quella che era l'offerta base. Ma non solo a livello quantitativo, a livello qualitativo. Abbiamo avuto un interesse estremamente significativo da primissimi investitori di primissimo standing a livello nazionale e soprattutto internazionale. Quindi questa è sicuramente una delle principali leve su cui costruiremo il nostro prossimo futuro e siamo convinti di poter ripagare con la fiducia che ci è stata data con risultati, risultati concreti nel portare sul mercato le nostre soluzioni, i nostri clienti. Come dico sempre, l'information technology che proponiamo noi è un'information technology che fa creare successo, che crea business ai nostri clienti. Quali sono i vostri piani di crescita e di sviluppo dopo la quotazione? Noi non vogliamo cambiare la mission che abbiamo portato avanti negli ultimi 4-5 anni. Negli ultimi 8 abbiamo acquisito una 20 di aziende e negli ultimi 4-12 c'è stata una grandissima accelerazione. E lo abbiamo fatto su 2 binari, un binario organico di investimenti, ricerca e sviluppo in soluzioni specifiche, verticali, in persone, in management e quindi più a livello di strutture interne in tutte le 12 società del gruppo, ma parallelamente abbiamo accelerato tutta la crescita inorganica, sempre con un doppio obiettivo: da un lato identificare aziende che possano completare la nostra offerta o darci la possibilità di entrare in nuovi mercati, in nuove soluzioni verticali, che è il nostro mantra, o parallelamente di portarci nuove tecnologie, nuovi elementi di know-how che possono essere portati su tutto il nostro portafoglio clienti. Avete raccontato che la deduzione di chi assisteva al vostro roadshow è quella che voi siete un'azienda di successo. Qual è il vostro segreto? Sì, noi amiamo più raccontare quanto facciamo sui clienti piuttosto che raccontare di noi. Il payoff che abbiamo scritto oggi nel libro di borsa è abbastanza significativo. Sì, siamo stati visti e siamo stati letti come un'azienda di successo, ma preferiamo essere coloro che accompagnano il successo dei nostri clienti. Per quanto riguarda noi, credo che siano 3 gli elementi che possono essere sintetizzati. Il primo, di da sempre costruire soluzioni estremamente verticali, specifiche per i nostri clienti. La seconda è avere un altissimo livello di innovazione, di tecnologia che possono far beneficiare ancora di più ai nostri clienti. E la terza, avere comunque l'opportunità di integrare delle soluzioni internazionali che ci danno una spinta che ci consente di andare anche al di fuori dei confini. È appena cominciato il secondo semestre 2024, qual è il vostro outlook per il resto dell'anno? Ma come abbiamo visto nella presentazione di questa mattina, noi stiamo crescendo negli ultimi 3 anni con una media del 26,5% anno su anno, circa 3 volte il mercato. Il primo trimestre è assolutamente in linea, abbiamo avuto una crescita di oltre il 30%, il secondo trimestre non si è ancora chiuso, ma crediamo che gli indici di crescita che abbiamo sempre mantenuto possano essere in linea con le aspettative.